Ciao e bentornati nel nostro salotto olfattivo. Prima di cominciare ci tenevamo a scusarci per la nostra poca presenza negli ultimi mesi, ma sia per la pausa estiva che per numerosi impegni qui in negozio non siamo riusciti più a registrare nuovi video. Ma oggi vogliamo stupirvi con i 5 profumi sotto i 100 euro da indossare in questo autunno-inverno, quindi vi lascio la sigla. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina così da non perdere tutti i nostri prossimi video. Il primo profumo che vogliamo presentarvi è un profumo che ha fatto la storia. È stato creato nel 1921 come profumo per tabacco. Quest'anno si veste di rosso e parliamo di Abanita di Molinard, 75 ml al prezzo di 98 euro. È un profumo che possiamo definirlo orientale, che fa parte della famiglia degli vanigliati, ambrati, muschiati, comunque all'interno ha più di 100 note in piramide. Per la prima volta nella storia Maison Molinard ha usato il vetiver in un profumo prettamente femminile che inneggia alla femminilità e alla sensualità. Vetiver, nota che è stata sempre usata nei classici profumi da uomo o propriamente detti fougère. È un profumo intenso, è un profumo molto elegante che io consiglio di indossare per le serate importanti o semplicemente per chi non vuole passare inosservato. In occasione del centenario, Maison Molinard ci regala la Bloom Parfumée per i capelli, 100 ml al prezzo di 49 euro. È un profumo idratante che va anche a nutrire i nostri capelli. Per chi già ama la fragranza di Abanita e non vuole rinunciare a quel tocco in più prima di uscire di casa, ma è ideale anche per chi vuole avvicinarsi a questo profumo. Per il secondo profumo che vi consigliamo, rimaniamo sempre in casa Molinard. Parliamo del profumo della collezione L'Ase de Main ed è Vanille Patchouli, 75 ml al costo di 68 euro. Non è la classica vaniglia, quindi non aspettatevi il profumo super dolce e forse anche troppo gourmand. È una vaniglia molto speziata, resa matura grazie all'utilizzo della nota del patchouli. È un profumo da tutti i giorni, abbiamo parlato prima per Abanita di un profumo più per la sera, qui invece possiamo parlare di un profumo utilizzabile anche per uscire la mattina, andare al lavoro o semplicemente farsi una passeggiata in centro. Con il terzo profumo vogliamo stupirvi. Quando si parla di autunno, qual è la prima cosa che vi viene in mente? A noi sono le castagne. E il profumo che viene a presentare è un omaggio alla Toscana e alle castagne del Monte Amiata. E stiamo parlando di Castagna di Tutto Tondo. Un 100 ml di Eau de Toilette al prezzo di 38 euro. E vi assicuro che nonostante sia uno dei toilette ha una persistenza incredibile. È un caldo abbraccio, è un profumo da tisana, da coccola, è autunno pieno. Quando lo spruzzate sentite proprio il dolce della castagna. È come una passeggiata all'interno dei boschi. E niente, semplicemente unico, bellissimo e per 38 euro fa la sua figura. Il quarto profumo di cui vogliamo parlarvi è Lost in Heaven di Francesca Bianchi. Per chi non conoscesse il marchio vi invito a guardare la nostra top 5 di cui metto il link in alto. È un profumo che parla di luce e oscurità, di angelico e umano, celestiale e terreno. All'interno ha queste note più paradisiache, se così vogliamo definirle, come il gelsomino, i fiori d'arancio, fava tonka, e note più umane, più oscure, come ad esempio il cumino. Un cumino che si sente, ma non è eccessivo. Perché è perfetto per l'autunno? Semplicemente perché è un profumo avvolgente, è un profumo abbastanza intimo, ma con uno sguardo al passato, molto, molto vintage. The last but not the least, il quinto profumo che voglio presentarvi è l'ultimo arrivato alla Closerie. Out of the Box di By Orlov, un profumo floreale per chi non vuole rinunciare appunto a questo bouquet di fiori anche con i climi più freddi, ma che è reso più dolce e avvolgente dal caramello e dall'ambra.
Come tutti i profumi della linea By Orlov, è ispirato a una pietra preziosa e in questo caso è il rubino. Sono 75 ml di Eau de Parfum al prezzo di 95 euro. Siamo arrivati alla fine del video. Fateci sapere se già conoscete alcuni dei profumi, o anche tutti i profumi di cui vi abbiamo parlato, o anche quali sono i vostri profumi autunno-inverno. Oppure se anche voi avete profumi per l'autunno, profumi stagionali, oppure utilizzate lo stesso profumo sempre. Fate sapere nei commenti, iscrivetevi sempre al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio dalla Closeria Salotto Olfattivo.